Sì, non c'è Cie, non c'è nessuno. C'è il gatto però, ciao. Miau. Altri hobby? Che libri leggo? Mi piacciono tanti generi differenti, ma mette di avere pile di libri sugli animali. Le storie e i romanzi mi piacciono, ma adoro i libri illustrati e quelli con qualche curiosità sugli animali. Che è bello anche solo sfogliarli, non credi? Dopo aver risposto alla domanda, inizia a parlare dei suoi obiettivi per il futuro. Ascolti con attenzione. Hai sentito una cosa che potrebbe tornarti utile. Dovresti tornare dal suo ammiratore. Wow. Cioè, quindi ho dovuto parlare 3 volte della stessa cosa fino a darmi la risposta? Ehi, tizio! Ce l'hai fatta! Cosa ti ha detto? Gli racconti ciò che hai parlato con la ragazza sul tetto. Capisco, dunque così, capisco. Ah, scusa, mi hai aiutato molto. Tieni, prendi questo. Go home. Missione completata. Ok, non mi sembra ci sia nessuno in giro. Non abbiamo motivo di non andare allora. Giusto giusto, parlo con la volpe per accettare già la missione. E visto che non mi fa andare via la giornata, poi entriamo da Teddy. Ti sei assicurato che non ci fosse nessuno? Eccomi! La volpe ti ha portato un ema con il desiderio scritto sopra. È scritto una calligrafia sottile, molto femminile. Voglio togliermi gli snack dalla testa, voglio odiarli. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca in sua vece il desiderio scritto sull'ema. Forse spera che esaudendo i desideri verranno messi più soldi, grazie. Se esaudisci il desiderio sul rema, il tuo rapporto con la volpe potrebbe rafforzarti. Accetti la richiesta? Certo. Missione accettata, va de retro snack. Yip! La volpe sembra felice. Perfetto. Junes, raduni tutti l'area ristorazione? Certo. Ma c'è la volpe, ma... Che cosa ci fa qui? Cosa? Cosa? Di fianco a te siede la misteriosa volpe incontrata al santuario. Vi ha seguiti senza che ve ne accorgeste? Bella domanda. Ma no, ma poverina. Ma lasciatela in pace. E racconti a tutti dell'incontro con la volpe misteriosa. Ma dai. Ah, forse perché abbiamo aumentato il rango. Ci dà le foglie. Oh, diamoglieli, che cazzo te ne frega. La volpe gannisce in assenso. E lo capisce, fidati. Esatto. Oh, Gesù. Ma certo che è speciale, mi aumenta il rango. La volpe gannisce con confidenza. Diamogli dei soldi. Cacciamola via, accettiamo il suo aiuto. Ma certo. No, non è quello che ha detto. Non penso. Ah no, aspetta. Ma ha detto davvero che la... Aspetta. Effettivamente hanno detto che ci ha abbassato il prezzo nel mondo della TV. Ma cosa vuol dire? Che adesso questa si trasferisce dentro il televisore? Hai deciso di lasciare fare alla volpe quello che vuole. Eh beh, certo. Dovresti provare a portarla nell'altro mondo. Come? Ok, entriamo nella TV. Iko. No, ma della volpe non me l'aspettavo che venisse davvero con noi. Potrebbe essere che pagandola ci curi tutte le... tutto quanto? Sensei, eccoti, hai trovato indizi? Ah, hai trovato qualcosa? Sì, ho trovato una volpe. Alla fine ti ha seguito fin qui, però sembra che l'atmosfera non la stia turbando. Eh? Cos'è quello strano coso con il bavaglio rosso? Eh? È un tuo aiutante, sensei? Straordinario, conosci davvero un sacco di tipi straordinari. Piacere di conoscerti, signor volpe. Mettiamocela tutta. Chiedigli una cura, carezzagli la testa. Non sembra molto dispiaciuto. Yip.
La volpe ti ha dato un nocciolo di pesca. Grazie. Come immaginavo, ci cura. Crea una persona della papessa, punti esperienza aggiuntive, resisti e vertigini aggiunto. C'era qualcuno della papessa che potevamo ottenere, giusto? L'unico della papessa che abbiamo adesso è Pixie Superiore, che effettivamente non ce l'abbiamo. E neanche sa chi mi tama. Beh, Pixie Superiore potrebbe essere buona da avere, dai. Ritieni accettabile questa persona? Per 21 di magia direi di sì. Direi che è una buona persona. Più che altro strano che ad ora non abbiamo ancora avuto un incidente di fusione. Sono Pixie Superiore, rilassati e lascia fare alla tua sorellona. L'affinità sociale di Papessa infonde potere a Pixie. In più, con le attuali condizioni delle previsioni future, i punti esperienza dell'affinità sociale sono incrementati. Ok, parliamo con Teddino. Hai trovato qualcosa su Kanji? Complesso. Senti, lavora. Esatto, vai. Oh, bravo Teddone. Wow. È terribilmente afoso. Perché quella non è nebbia, è vapore. Sauna. No, ti prego. Ti prego. Cie. Decisamente. Dio mio. Dio mio. Avete scoperto dove si trova Kanji e ora dovete soltanto salvarlo. Fareste bene a prepararvi per la missione di salvataggio. Ah, ok, posso entrare allora, dai. Niente paura, questa nebbia non se ne andrà per un bel po'. Prove? Te l'ho detto, non so cosa siano, sono buone. Ho deciso, Star, lo salveremo, punto e basta. Ah, posso anche togliere la gente dal gruppo. Io sono pronta, faremo scintille anche stavolta. Kanji-kun è un bagno pubblico, chissà cosa significa. Non te lo posso dire, tesoro. Rimarresti sconvolta. Dai, entriamo. Attenzione. Santo cielo. Questa posta è piena di vapore. Ma allora perché sento un brivido scendermi lungo la pelliccia? Credo di essermi preso il raffreddore. Il mio naso è completamente inutile. Kanji-kun, dove sei? Rispondici. Dio mio. Mando già una richiesta d'aiuto, ma per altri motivi. Allora, vediamo le ombre che ci sono in questa zona. Come sempre io proverei coi vari elementi, ma giusto per vedere a cosa sono deboli i vari nemici. Ok, questo resiste al vento. Gli attacchi fisici? Non c'è problema. Al freddo? Deboli al freddo, perfetto, bravissima Cie. Ma quelli sono dei rollerblade. E sono salito di livello, perfetto. Anche Yosuke. Basta, solo voi due? Ottimo. Va bene. Questo posto è enorme, madonna mia. Presa. Ok, c'è di nuovo questo qua che era debole al vento. Dubito che loro siano deboli al vento, però. Vai, 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 fai pure. Calcio galattico. Porca troia. Ma l'ha spazzato via veramente.
Le ha mandato via! Porca troia, Cie! Riesci a togliere un nemico dalla... Porca puttana! Facciamo punti esperienza. Volevo prendere il denaro, ma... abbiamo bisogno di punti esperienza prima di soldi. I soldi li facciamo perché tanto resterò qui a farmare. E lo stesso discorso si può fare dei punti esperienza. Però se devo scegliere, sceglierò i punti esperienza. Allora, se non sei debole al vento, spero per te che tu sia debole al fulmine. Ne dubito, però vediamo subito. Non è debole al fulmine. Vai, Jiraiya! Tutto questo solo per avere delle carte in più, lo stiamo facendo, ricordatelo. A questo primo giro, punto alle debolezze e tutto il resto. Appena arriviamo in cima, scendo di nuovo di sotto, rifarmo tutto quanto. Nuova persona, Sì, dai. Non mi scompifferà sprecare per ottenere persone. Però, finché non ce l'abbiamo, almeno iniziamo ad aumentare il grimorio. Almeno quello. Ombra nascosta? Strano, Questa sembra una Guato 101. Piuma bianca. Piuma bianca. Aumenta la resistenza alla luce. Non male. Ecco le scale. Però prosegue anche. Ok. Come al solito io il giro lo finisco di fare, ma per il semplice fatto di affrontare più ombre possibili e soprattutto andare comunque a trovare vari forzieri e cose varie. Brava Cie. Così si fa. Gli ha dato energia sacrificandosi, Complimenti. Certo, a livello di forzieri non mi aspetto granché. Però, sai, il primo giro che fai nelle varie zone, tanto varie... Aia, tanto vale provarlo. Brava Cie. Tanto vale provarlo. Poi vabbè, ci metti poco a tirare giusti i nemicetti. No, ho sbagliato. Comunque, sono 600 yen, 3 nemici, 100 punti esperienza l'uno. Noi bene o male abbiamo già farmato bellamente nello scorso dungeon, e anche probabilmente più di quanto il gioco intendesse che glielo facessi. Pietra vitale. Quindi mi sento confidente nell'andare avanti e, diciamo, non preoccuparmi troppo. Manda richiesta d'aiuto. Certo che ci sono ombre, sono ovunque. Più che altro sta zona è veramente enorme. Ci sono... abbiamo già trovato le scale a metà del percorso. E ancora prosegue. E ancora sta proseguendo. Bravo Yosuke. Allora, punti esperienza. Anche se forse ho sbagliato, avrei dovuto prendere tutte le carte. Però va bene. Forziere d'oro. Tizio di roccia. Vai Angelo. E Galo 1. È incredibile che questi qua resistano un sacco ai colpi fisici perché sono rocce, ma sono deboli al vento. Incredibile. Vai, dammi le carte. L'obiettivo è arrivare ad avere persone con statistiche altissime. Se veramente voglio creare il coso perfetto. Fortuna. Vediamo cosa c'è dentro il forziere. Cintura del potere. Già ce l'abbiamo, vero? Sì, ce l'abbiamo anche equipaggiata. Piano successivo. Non abbiamo ancora trovato Kanji-kun, ma va? Oh, giusto, sensei, posso chiederti una cosa? Perché questo posto è pieno di vapore? Ha qualcosa a che fare con Kanji-kun? Non capisco, riusciresti a spiegarmelo, sensei? Credo di aver intuito qualcosa. Ah, il mio sensei, non c'è nulla che tu non sappia. Dio mio. Io capisco tutto, ma così esageratissimo. Aspetta. Ecco fatto. Così è un po' troppo esagerato. Allora, sti angioletti resistono al vento, sono solo deboli al ghiaccio. Ma bufu. Ok, resiste al vento. Peccato che io non ce l'abbia. Gatto. Non fargli critico, voglio prendere la carta. Va bene, non importa. Va bene così. Altro forziere dorato. Quando vedo sti
Corridoi che finiscono così a messa tanto di imboscata. Una spilla di ghiaccio. Ombra. Ecco fatto. Vediamo. Poliziotto. Proviamo col fulmine. Dubito che gli faccia qualcosa, però. Ok. Proviamo anche con lui col vento. Tutto questo poi lo faccio solo per vedere quali sono le debolezze. Ormai muori. Ci ho sperato nella carta. Perfetto, Yukiko sale di livello. Ecco fatto. Mi serviva giusto un po' di spazio per poterla colpire. Allora, su di lui il vento. Vai, pensaci tu, che così mi risparmio almeno un attacco, bravissimo. Ah, ma mi hai rubato il turno. È così che funziona, non mi era mai successo effettivamente che facesse la mossa con più personaggi. Quindi non sapevo effettivamente cosa sarebbe successo. Ho sbagliato? No, è giusto, loro sono deboli al ghiaccio, perfetto. E lui ha resistito, bravo. Ora muori. Stavo facendo tutto giusto. Nel loro rendersi utili mi hanno distrutto tutto. Volevo ottenere il coso arcano io. Comunque continua a mandare segnali, perché così se qualcuno mi risponde perlomeno, almeno otteniamo un pochino di punti di SP e di HP. Ok, qua ci sono le scale. Quanti piani avrà questo luogo? Se segue la logica tipo di Pokémon Miss... La mano d'oro! Vieni qui! Ti sta bene? Cretina! Peccato che io non abbia gli oggetti che gli fanno danno. Vabbè, che ci provo a fare? Tanto scappano, sicuro. Provo a diminuirgli la difesa, ma tanto adesso scappano. Vai. Ti prego colpiscili. Mi raccomando, Cie. Non mancarli. Io ho abbassato la difesa apposta. Ti ho aumentato anche la precisione. Ecco, e quando mai? Cristo. Proviamo con Rakshaka. Vai, colpisci e distruggi. Siete tutti inutili. Cristo. Ti prego, almeno tu, Yosuke. Oh, è un andato, dai. Spreco di te. Ma cosa? Che fai? Pazza bastarda. Mi spreca i soldi questa. Brava che almeno l'hai evitato. Mi ha buttato via 3000 yen, sta deficiente. Vabbè che ne ho guadagnati 5000 però. Mi ha buttato via 3000 yen, sta cretina. Spilla del ghiaccio, wow. Di nuovo, sento le catene. Questo vuol dire che non era un elemento di quel castello. Vuol dire veramente che è Reaper. C'è Reaper da qualche parte. Wow, ho i brividi. C'è qualcosa su questo piano, attenti. Dio mio. Ci manca solo che affrontiamo Reaper a inizio gioco. Cosa sei? È al Kogan quello. Perché c'è al Kogan qui? Sono tentato di colpirlo fisico. Ovviamente, lo dovevo immaginare. Ok, resiste al vento. Madonna mia, se ti sta bene, Cie. 10% hai avuto, com'è possibile? Sei stata bravissima. Lo so che prima ti ho insultato malamente, però cazzo. Col 10% sei riuscita. Al fuoco? Dubito, però. Resiste al fisico ed è... immune, tra virgolette, non gli fa nulla, nessun tipo di danno che abbiamo adesso. Ah, questa presenza, che sia Kanji-kun. Vuoi aprire la porta? Non per il momento, aspetta un secondo. 95 dovrebbero bastarmi, però. Ecco qua, entriamo. Kanji! Dio mio, ma quanto è mingherlino! Koreva. Gochimoku arigatou gozaimasu! Cristo. Ah.
この熱い霧のせいなんでしょうか。汗から立ち上る湯気みたいで、胸がビンビンしちゃいますね。Caldo paradiso delle rose. Yabai, questo è yabai. In ogni idea. 確か、ユキコの時もノリとしてはこんなだった。ディオミオ。嘘、こんなじゃないよ。またこの声。Cos'è l'audience? 前より騒がしくなってない？この声、もしかして。È il pubblico。しかいないのに、誰の声なのか不思議だったけど、外で見てる連中ってことか。番組流れてることの反響ってこと？今の幹事くん見られてんだとしたら、こりゃ余計な伝説が増えそうだね。Però aspetta, non è mezzanotte. Come fa la gente a vederci? そんなの普通のやつにはわかんないもんな。Come fa la gente a guardarci adesso? Scusami. さ、騒いでるコマ。Saranno le ombre, non le persone. 見つかるんでしょうか。それでは、さらなる愛の高みを目指して。Secondo me questo posto ha 10 livelli. Tozu new.ニュー張り切って行くぜ、こらー。ecco。カンジ君、あれはもう一人のカンジだ、クマ。自分をさらけ出そうとしてるクマ。ユキちゃんの時より危険なカンジ。カンジだけに。oh no、ha orso nudo。adesso ride、adesso ride、Cristo。来るか？サム。Non ha funzionato, meno male. Oh, grazie Yukiko. Grazie che non hai riso con la battuta squallida. Grazie, ti voglio bene. Se quella è la cosa buona a livello di editing per me di Persona 4. E tu cosa sei debole, Ciccio? Che almeno in questo titolo, essendo dungeon casuali, incontrandole per i nemici in punti casuali, non ho da dover continuare a tenere tutto quanto la registrazione. Ma quindi a cosa sei debole? Alla luce e all'ombra di sicuro, quindi mi tocca attaccarti. Non devo tenere tutta quanta la registrazione, perché non ci sono, diciamo, dal punto A al punto B tutti i passaggi da fare. Devi solo trovare una scala e salire di sopra. A questo punto è quasi meglio. È quasi meglio per me montare Persona 4 che Persona 5, nonostante mi stiano piacendo entrambi. Persona 5 l'ho adorato e non posso mentire su questo. Però a livello di editing e di registrazione è stato molto molto più impegnativo, perché dovevi far vedere tutti i passaggi per passare da ogni singola zona. Dovevi far vedere tutto quanto. Aia. Niente carte, ma che palle. Madonna mia, che spilorci in questa zona. Però 1400 yen. Oggi diventiamo ricchi. Forziere. Con 3 go home. Oh, buttali via. Io direi, tra l'altro, come dicevo prima, ne abbiamo 14. Come dicevo prima, di arrivare all'eventuale ultimo piano, che secondo me è il decimo. Non entrare nella porta, questa è bloccata. Non entrare nella porta, come abbiamo fatto con Yukiko, perché io sono stato fiducioso delle mie capacità, sbagliando. E di entrare dentro. Wow, che bella! Ma questa è bellissima! Ma che carina! Ma mi viene male ad ucciderla, carina! Ok, a cosa sei debole tu? Ma è bellissima! Mi piace un sacco l'animazione che fa, si gratta contro la palla! Questa è veramente l'ombra più bella che abbiamo visto fino ad ora! Bellissima! Bella, bella, bella! Collare della vita, 200 yen! Qualcuno mi aiuti, certo. Io quando vedo una richiesta d'aiuto la mando. Io provo anche a mandarla, perché sai, se qualcuno mi risponde mi ricarica un attimo anche a me. D'altronde anche il gioco ti dice che ti costa, mandale e accettale, non ti costa nulla.
Fosse che effettivamente dipendere nel loro mondo ad aiutarli tipo Dark Soul, capirei. Ma non è neanche quello. Cioè non è che devi andare a fare, devi solo schiacciare un bottone. Quindi non vedo il perché non farlo. Qua però stiamo sprecando un po' effettivamente i punti mana, gli SP. Io dico mana però lo so che sono SP. Ma finché sono questi nemici qua che non hanno una debolezza precisa, non ho motivo di non usarli. Prova di spirito, 400 yen. Ecco, vedi. Scusami, perché non farlo? Almeno li aiuto. Io ci provo, poi nessuno mi risponde. Tutti che hanno richiesto l'aiuto, io vado, nessuno mi aiuta. La storia della mia vita, insomma. Che bello. Puoi farci. Oh, finalmente qualcuno che mi risponde. Vedi? Certo, uno solo, ma meglio che niente, no? Non so a cosa sei debole, ma proverò col fuoco. Non ce l'ho, quindi proverò con il ghiaccio. Vediamo se funziona. Rifletto il ghiaccio, sono quasi stato ammazzato per questo. Cristo, tieni, ricurami per favore. Cristo, stavo per morirci. Al fuoco invece. Ok, non è debole al fuoco. Questo vuol dire che non è debole a nulla. Va bene, muori. Qualcuno lo farà un critico prima o poi, voglio dire. Ma neanche per sogno, eh. Ok, e questa era la porta chiusa di prima, giusto? Quindi vuol dire che ci sono alcune porte bloccate. Senti delle voci provenire da qualche parte. Un uomo non può tirarsi indietro in un momento come questo. Guardate, e vi mostrerò quanto virile può essere Kanji Tatsumi. Wow. Oh, finalmente una mano arcana. E che cavolo. Allora, sì, qua direi di 1, 2 e 3. Preferisco perdere i soldi. Ma vaffanculo. Preferisco perdere i soldi piuttosto che punti esperienza questo giro. Tanto sono 200 yen, quindi è quanto guadagnavo ai piani iniziali dello scorso dungeon, insomma. Io volevo colpire l'ombra in realtà, però è andata bene lo stesso. Mano arcana, vediamo cosa ci esce questo giro. Posso prendere tutto, quindi sono contento. Bonus, perfetto. Vediamo la carta che otteniamo. Otteniamo schiva elettricità. Beh, mica male. E saliamo anche di livello, quindi 10 persone posso tenere. Ottimo. Se il gioco mantiene questo spazio, ne avrò 12. Che in realtà, oh, va anche bene, perché alla fine siamo al secondo dungeon e già possiamo avere il massimo di persone che il gioco ci concede di avere. Voglio dire, in persona 5 abbiamo dovuto aspettare un bel po' prima di poterlo fare. Ecco qua. Perfetto. Vabbè che in realtà ho un po' sprecato, però meglio così, dai. Magari il gioco c'ha un obiettivo, fai di 100 di questi, quindi va bene uguale. 100 assalti e non mi veniva la parola. Pixie fortuna. Schiva vento. Ah beh, potrei... schiva vento, sai che quasi quasi glielo insegno ai Izanagi? Certo, dovrei tenerlo e darlo a Marie questa carta. Ma sono fiducioso che la ritroveremo. Altro forziere. Ombra. Mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro. Presa. E tanto non riesco a ucciderla. Dubito. Però io ci provo, ma se riusciamo ad ucciderne una è già tanto. Se riusciamo. Il gioco fa di tutto per non farmeli uccidere. Manco una, voglio dire. Adesso scappa. Io ancora devo capire che cazzo di attacco è quello, però. Oh, dai che forse... Ti prego, CE, per favore. Per favore. Sono due e sono facili da tirare giù. Mancava veramente poco, potevi farcela.
Grazie. Grazie, Yukiko-sama. Yukiko-sama, grazie. Grazie davvero. Oh, che bello. Lei sì che è una brava donna. E mi becco anche questo. Oh, sia ringraziato Gesù. Sia ringraziato. Sei un figlio di puttana, non la voglio. Non la voglio, vai via. Metà punti esperienza. Ma che figlio di troia il gioco che è. Lo fa apposta. Vabbè, 2400 sono comunque qualcosa, dai. Che bastardo che è il gioco. Che è veramente un bastardo. Dai, almeno dammi la soddisfazione della mano arcana. Mamma mia. Ti è col cazzo che prendo metà punti esperienza. Io tra l'altro voglio provare ad andare dopo dalla volpe a curarmi per vedere se le sue cure sono solo tipo gli HP o se eventualmente mi cura anche gli SP, perché anche se mi costasse 10.000 yen, ce li abbiamo, perché non usarli? Oh, questa sì che è stata una bella mano. Mi ha anche aumentato la forza. Piano successivo. Un uomo ha una cosa chiamata orgoglio. Non perderò mai. Non va bene, il vapore sta diventando più fitto. Non riesco proprio a capire dove sia Kanji-kun. Forse è giunto il momento di lasciare il ruolo alla guida a qualcun altro. Ti stai già buttando giù? Vuoi vedere che probabilmente... Oh, buongiorno morte. Maestro fantasma. Non posso tentare il ghiaccio perché sennò quello mi ammazza. Però proviamo col fulmine. Anche se sto finendo gli SP. Devo farci attenzione. Vento. Perfetto, è debole al vento. Complimenti a noi. Ottimo, andata. È anche molto facile visto che abbiamo Yosuke. Questi qua li tiriamo giù col vento. Forziere, vediamo cosa c'è. Chissà perché, ma mi aspettavo esattamente questo. Allora, attacchiamo questo. Ecco fatto. E ti prego, no, quando mai un critico quando serve? Quando mai, Vabbè, tanto la mano arcana ce l'avevamo già da prima. Questo vuol dire che... allora, io otterrei questo, metà denaro, il cane e cambio in persona. Ok, una persona nuova che non abbiamo. Che tra l'altro, anche questa, uno dei... non ti dico il primo, ma uno dei primi nemici che trovi in Persona 5. E anche Yukiko sale di livello, bravissima. Mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro. Ti sta bene. Ti sta bene che sei anche andata a sbattere, cretina. Grande. Che brava che sei, mamma mia. Che brava che è questa ragazza. Oggi stiamo andando bene. Dai che facciamo un sacco di punti, per favore. E ti prego questo giro, non smezzarmeli. Non mi dimezzate il guadagno, per favore. Ecco, brava, non scappare. Oh, bravi. Bravissimi a questo giro. Oh, titano. Allora, aspetta. Questo. Questa la prendo. Cambia in arcano. Va bene, metà denaro... non importa, ne avevamo guadagnato un bel po', ma... oh, meglio questo dei punti esperienza, questo giro. Mi va bene. Minchia, avevo preso 10.000 yen. Va bene, va bene. 5.000 comunque è già qualcosa. Va bene lo stesso. Anche se... anche se... oh, i dadi, di nuovo. Vediamo se il fulmine fa qualcosa. Vai, vai, vai. Buttalo giù, almeno non sprechiamo SP. Bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Anche se avevamo già la mano arcana. Però.
Buttala via, insomma. Vediamo. Agilità, fortuna e una nuova persona, eh? Uno, due. Nuova persona. I soldi l'avrei presi, però dobbiamo aumentare comunque il nostro grimorio, quindi. Mi chiedo a questo giro quanti soldi faremo con i materiali. Oh, di nuovo il gattone, che a quanto pare non è debole a nulla. Io lo attacco così e spero in un critico giusto per la mano arcana. Meno male che l'abbiamo evitato. Peccato il critico alla fine. Peccato il critico, avrei potuto fare un'altra mano arcana. Dentro il forziere troviamo una palla di fumo. Qui a Bergamo sono sicuro che c'è gente che per una palla di fumo pagherebbe una bella cifra. Oh, Eligor, ciao. Però, 3 punti esperienza per Eligor, posso farlo quando lo voglio. Vabbè, in realtà è stato veramente sprecato. Però sono sempre punti esperienza extra. Le scale, perfetto. Però io come al solito, esatto, prima finisco il giro, che si sa mai cosa trovi nei forzieri. Un talismano antighiaccio. Vabbè, a questo giro è stato sprecatissimo la chiave, peccato. Questa sensazione, l'altro Kanji ci sta guardando. Ehi tesoruccio, anche tu come me cerchi di infrangere la barriera di ciò che è accettabile socialmente? No, sensei è venuto a salvare Kenji. Oh, vuol dire che mi desideri, davvero. Oh, sono così felice. Beh, allora devi assolutamente prepararti qualcosa di spettacolare. Non vedo l'ora di vederti. Ci vediamo, splendore. Cacchio. Sensei, questo orsacchiotto ha troppo paura per continuare. Oh no. Manda aiuto, perché non si rifiuta mai una richiesta d'aiuto. Shadow Hakken. Ombra. Altro forziere che conterrà, a parte un'ombra che lo protegge, vabbè, non importa. Disinfestante. Tra l'altro le ombre, se tu fai questa cosa, queste sono deboli al ghiaccio, sicuramente. Se è davanti a un forziere, schiacci il forziere, poi prendi quello che c'è al forziere, l'ombra rimane così, rimane giù. Proviamo giusto per causa con il fulmine. Ah, incredibile, non ci avrei mai giurato, non ci avrei mai giurato io. Che culo, quinta uccisione con un colpo solo. Se non mi dai una bella mano arcana mi incazzo. Vediamo. È un po' una merda, perché ho potuto prendere solo una carta, però meglio di nulla. Oh, altra roba nuova, aspetta. Tu eri debole al fulmine, tu, boh. Di sicuro non al fulmine. Proviamo col ghiaccio, ma ne dubito. Vento. Muori? Sì, muore per un attacco. Slunk sul collo qua. Mano arcana. Vediamo. Peschi una carta di meno. Ok, in realtà non mi è dispiaciuto. Ottimo, in realtà questa mano arcana è andata molto bene. Non è andata male, anzi. Altro forziere. Un oggetto di cura. Bomba intelligente. 100 danni ai nemici non elementali. Perfetto. Le scale, benissimo. Mano arcana, vediamo cosa otteniamo. Ok, forza. Questa, e così se mi usciva il metà soldi o metà qualsiasi altra cosa, non abbiamo perso nulla. E Raksha è salito di livello, benissimo. Fendente burrascoso. Ok, un'altra mano arcana. Allora, sì, io punto piuttosto alle statistiche che a prendere bonus che al momento non ci servono, tipo Eligor, che per carità non ce l'abbiamo. Però anche qua abbiamo preso le coppe perché di poco ci ricarica HPSP, che appunto è poco. Però buttalo via, insomma. Mi sa, la butto lì, un panier d'acciaio.
Mi sa che a ogni programma, castello, ancora il buono, non lo so come chiamarlo. Ok, è per le signorine, vero? Esatto. 20 SP. Io lo darei a lei, perché di SP ne è calante e soprattutto è quella che prende sempre le botte, quindi... Mi sa, dicevo, che a ogni castello programma, ci sia un tipo di carte che otteniamo diverso. Nel senso, qui sto ottenendo un sacco di forza e agilità, che per carità, in realtà, ottimo. È la prima volta che vado in svantaggio in questa zona. Ottimo, dicevo. Però nell'altro invece abbiamo preso un sacco di resistenza. E la resistenza, cazzo, ha fatto i suoi... il suo lavoro. Ti permetteva di prendere un sacco di danno. Altro mana arcana, perfetto. Allora, qua un bel po' di personcine nuove ce l'abbiamo. Punti esperienza metà, va bene. Quindi farei 1, 2 e quando mai 3. Va bene, non importa. Avrei dovuto prendere la pecora. Avrei dovuto prenderla. Dentro il forziere troviamo il voto alla fiamma, che aumenta i danni del fuoco. Piano successivo. Wow, si fa ancora più calda la situazione. Non so perché, ma questo piano è pieno di vapore. Tenete duro. Siamo al settimo piano. Se la logica di questo gioco è come penso, ci sono due opzioni. O ogni dungeon aumenta di poco la sua quantità di piani, quindi in questo caso dovrebbero essere, l'altro era 8, questo sarà 10. Però visto come sta andando, potrebbe essere la seconda opzione, che tutti quanti i dungeon sono a 8 piani. Mi parebbe un po' strano. Però vai di mazio e falli fuori tutti, che ci becchiamo un'altra mano arcana. Facile facile, voglio aggiungere anche. Vai. Vediamo. Perfetto. Ok, che cosa ci otteniamo oggi? Va bene. È un po' sprecata, però va bene. Vediamo quanti punti avrei preso. Per ottenere un altro bonus arcano dopo mi va bene. Avrei preso sui 300 punti. Va bene, non è granché. SOS è un'emergenza, vai. Certo, però quando le mando io le richieste d'aiuto, la gente col culo che arriva. Porca troia, che male. Bravo Yosuke, così si vendica un compagno. Bravissimo. Però attacchiamo in tre perché lei è giù. Questo vuol dire che gli faremo meno danno. Faranno sui 95. 149, la madonna. Brava, brava, vai ad aiutarla quella poverina. Oh, una mano arcana. Ok, niente di nuovo. Speravo in Eligor, però va bene. Datemi una mano. Ma tutta sta gente che vuole una mano, ma nessuno che mi aiuta a me? Ancora, guarda. Qualcuno mi aiuti, aiuto, aiuto. Però quando uno ha bisogno di una mano, mai, Che poi non è che mi date sto grande aiuto, Mi ricaricate di 4 SP, Parliamoci chiaro, però, cazzo. Più che altro, aspetta, stavo pensando come funzionasse questa meccanica in persona 4 su PS2, però immagino che non esistesse. Però su PS Vita, forse ancora, che andava online, magari c'era. Vuoi aprire la porta? Proviamoci. Beh, tanto siamo carichi. L'importante è la vita. Ulla madonna. Benvenuti a Maschiolandia. L'improvviso ingresso di uno splendido giovane fa scaldare questo luogo. Stanotte, per celebrare l'occasione, ho preparato un incontro speciale. Un combattimento senza limite di tempo. Chi rimarrà in piedi alla fine? E ora scatenatevi senza pietà. Oh no, non perdete, senpai. Figa. Pure. Aia. Cazzo, potrebbe fare male, Dubito che abbia qualche tipo di debolezza. Però tentiamola. Che il maschione supremo. Allora mettiamo i Zanagi, che è quello che ha la resistenza più alta, mal che vada che attacca noi. E proviamo con Zio. Ovviamente. Pure un critico vuoi? Vuoi anche un applauso? Lo immaginavo benissimo. Allora, guardia. Tu invece, visto che tanto
Riduci la difesa, sei quello con la resistenza più alta. Pure, la madonna, ma si sta preparando a un assalto totale sto tizio, eh. Vediamo, immagino che non... Ah no, beh, li prende. Muori allora, per favore. Danno fisico, è meglio evitarlo. Questo vuol dire che continuiamo con gli attacchi magici. Ok, proviamo così. Visto che tanto non hai resistenze, proviamoci. Yes, dai. Ah, che male. Ma lo immaginavo, Immaginavamo tutti che sarebbe successo. Rianima un alleato, vai. Che qua ci becchiamo un bel po' di punti esperienza. Sì, sì, ma tanto sei morto, frate. Muori? Are. Pensavo un po' meglio. Bravo, sensei. Sapevo che avresti vinto. Chiave della sauna. Datemi la mano, pure. Questo vuol dire che ora possiamo passare in tutte le porte che erano chiuse? Oh, ma c'è il re anche qui, vedo. Che assorbe l'elettricità. Proviamo col ghiaccio. Dubito. Il re dello scorso castello non prendeva danno da nulla. Almeno. No, non è vero, forse da qualcosa lo prendeva. No, il ghiaccio abbiamo visto già che non gli faceva nulla. Madonna mia, brava Cie. Quando vuoi tu sai essere la best girl del party al momento. Veramente, brava. Brava, brava, brava. Allora. Magia, cambia in persona, evita incontri. Allora, uno, due, cambia in persona. Eligor, va bene. Speravo di prenderle tutte, ma è andato così. In realtà non avrei potuto mai prenderle tutte. Però... Brava, Cie, che sale anche di livello. Vediamo, forziere. Voto la neve. Aspetta, voto la neve è diverso dal voto del ghiaccio. Vuol dire che fa più danno? I danni del 20%. Oh oh. Ah, è vero, questo è voto al fuoco e questo è voto alla fiamma. Sono diversi. Oh. Oh, sto attacco, Cristo. Cie mi fa morire quando fa quella roba. Altra mano arcana. Mamma mia. Colpo singolo, che è l'attacco che ha usato al Kogan prima. Oh, le scale, finalmente. Però prima, altro forziere. Con un amuleto corvo. Ok, ultimo piano? No, no, dannazione. Non è una cosa importante per un vero uomo. Non è questo che voglio diventare. Ma proprio no, cacchio. Ehi, sensei, il mondo da cui provieni sembra molto complicato. Da quando ti ho incontrato mi è capitato spesso di chiedermi chi sono davvero. Quindi un po' capisco come si sente Kanji. Sensei, dobbiamo salvare Kanji. Lo so. Sei forse l'ottavo piano, almeno in questo dungeon. Non è l'ultimo piano. Per il semplice fatto che nel castello di Yukiko l'ultimo piano aveva, diciamo, la scalinata dedicata che ti portava direttamente alla porta dove c'era Yukiko. Ma magari qua, essendo una sauna è una cosa diversa. Brava lei. Quel 10% ogni tanto fa il suo piccolo miracolo. Quindi magari, essendo questa una sauna, ecco un altro nemico, è conteggiato in modo diverso. Vabbè, questi li facciamo fuori facili. Ecco fatto, brava Cie. Brava Cie, brava Yukiko. Ecco fatto, pulito. Brava anche Yukiko che sale di livello. Con Recarm, che è l'abilità che ci permette di riportare in vita qualcuno. Siamo a 154.000 yen e non abbiamo ancora venduto tutte le cose. Quella, questa è grossa o sbaglio? In realtà la grandezza e il colore delle ombre ad ora non mi sembra che influisca sulla loro forza, sul loro... Boh. Non mi sembra che cambi nulla, almeno. Peccato. Se l'avessimo tirato giù prima col critico era una mano arcana. Anche nello scorso castello c'erano le ombre rosse, che però
a questo giro erano piccole. Questa era rossa e grossa, però non è cambiato nulla. A parte prima che eravamo al primo o al secondo piano, non mi sembra, di nuovo le scale, non mi sembra di aver sentito più rumore di catene. Questo vuol dire che Reaper non è più qui. Sta a pare se stai troppo in una sola zona. Ma più che altro mi sembra strano che già... Potrebbe darsi, ma mi sembra strano che introducano un'ombra... Un nemico così forte fin dal primo castello senza... Questo mi sa che è debole al ghiaccio. Senza darti la possibilità effettiva di essere minimamente pronto. E in realtà è una grande sfida e ci sta. D'altro canto mi sembra un po' esagerato se fosse veramente così. Mi sembra un filo esagerato. Ecco fatto. Mano arcana. Vediamo. Oh, persona nuova. 4 di denari. Nonostante anche la magia, però in realtà forse era meglio prendere magia. Forse è meglio prendere le statistiche. Altra mano arcana. Level up. È sicuramente un bonus gratuito. Auto Takura. Takukaja. Takukaja cos'è che faceva? Non mi ricordo. Oh, vedi, è un'altra ombra grossa. Mi sa che in realtà la loro grandezza e il colore è solo una differenza nell'overworld, diciamo. Sono più aggressive, ti vengono più addosso con più cattiveria, quindi ti cercano di arrivare veramente alle spalle, mentre magari quelle normali non cambia nulla. Forziere d'oro con Gozoku Kintabi. Ho trovato anche delle scarpine nuove. Precisione un po' un po' una merda. No, ascolta, se dobbiamo avere un attacco così forte ma avere una precisione così scarsa, non ne vale minimamente la pena. Questo posto è bellissimo, si sta veramente bene. C'è qualcosa di sbagliato, sensei, dobbiamo sbrigarci. La cosa incredibile è che io sto arrivando fino in fondo al dungeon senza troppe preoccupazioni. Ah, di nuovo tu, eh? Che sei debole. Non abbiamo provato il fuoco, ma dubito. No, è incredibilmente debole al fuoco. Bravo. Complimenti a noi. Vai, ammazzali. Dammi la mano arcana. No, hanno resistito. Peccato. Peccato. Va bene, almeno sappiamo a cosa sono deboli adesso. Hai sentito un input di energia e siamo saliti di livello. Perfetto. E anche Yosuke. Oh, un SOS. Ecco a te. Ci sarà un trofeo per aver aiutato tante persone, eh? Mi sono appena adesso reso conto di una cosa. Che le persone non hanno abilità proprie. Lo so che è stupido, ma me ne sono reso conto solo adesso. Cioè, stavo pensando che c'erano abilità in Persona 5 che ti permettevano di aumentare, che ne so, il danno, queste cose qua. E sono andato a mente adesso, ho detto, andiamo a vedere se, cosa fanno le varie persone. Nulla. Ecco cosa fanno. Ecco qua le scale, finalmente. Questo vuol dire che qua sono nei guai, tieni. Qua dietro ci sono due forzieri, come al solito. Questo dungeon è molto lineare. Una in più, pesca una nuova carta. Ah no, pesca nuove carte. Non pensavo me le sostituisse tutte. Bello però. Bella combo in realtà. Qualcuno mi aiuti, tiè. Allora, dentro il forziere numero 1 troviamo un talismano anti-volt. Aumenta l'illusione e gli attacchi elettrici. E direi di darlo a Yosuke. Chissà l'ombra di Kanji. Che elemento è? Oh, quanti piani. Non sento la voce di Kanji. Va bene, devo ritrovare la motivazione e cercare Kanji. Concentrazione. Ah, forza. Wow, questa sensazione credo di esserci riuscito. Kanji non è lontano. Sono sicuro che si trovi qui nei dintorni. Quindi siamo arrivati? Decimo piano? Bravo! Complimenti! Ecco qua. Perfetto, due atterrati, ti prego, manda via la farfallina. Brava! Bravissima! Oh, così abbiamo fatto un altro assalto. Mano arcana e via. Vediamo che bonus ci prendiamo a questo giro.
Punti esperienza, però anche livello, però punti esperienza vanno a tutti. Ecco. 460 mica male. Ho fatto bene a prendere questa. Vero è che abbiamo finito gli SP, però se reggiamo bene direi di ripartire dal primo piano e rifarci tutti i combattimenti nella speranza che ci escano un bel po' di coppe. Vedi? Quelle rosse sono più aggressive, ti vengono tutte alle spalle. Ecco qua le scale. Questo vuol dire di nuovo che c'è la mano d'oro, c'è la mano d'oro, c'è la mano d'oro. Presa. Che ha anche sbattuto. Ed è da sola. Era da sola. E quando mai se ne fugge? Zampa di coniglio aumenterà la fortuna. Non la controllo neanche. Piano successivo. Oh, ecco qua. Undicesimo piano. Giusto per scrupolo. Sento la presenza di Kanji. Deve essere dietro questa porta. No. Si torna indietro. Stai bene, sensei. Non tirare troppo la corda. Torna all'entrata. Voglio vedere la volpe a cosa serve. Yip. Chiedi una cura. Ti servono per una cura. Allora, aspetta. Calmi tutti. La volpe ha tirato fuori una foglia misteriosa. Ripristina tutto. Questo vuol dire che ne vale la pena. 31.000 è tanto. È tanto. D'altro canto,